Buongiorno Corrado Montrasi, quinta e ultima tappa di Parco in Comune, l'iniziativa del Comune di Milano per far conoscere alla cittadinanza i parchi cittadini, presenza di Runners World e Running in the Park all'interno della manifestazione. Chiediamo a Corrado Montrasi di Running in the Park un suo commento su questo primo anno nei parchi con Parco in Comune. Ma il mio commento ovviamente è molto positivo, è stata un'esperienza nuova nella sua completezza dell'offerta del test, delle interviste, è stato sicuramente molto edificante, molto educativo da ambedue i lati, sia dal punto di vista Runners World e Running in the Park nei confronti dei runners, sia viceversa, perché è stata un'esperienza molto ma molto formativa. Quindi c'è grande voglia di correre nei parchi cittadini da parte della gente, della cittadinanza? Assolutamente sì, anzi è stata proprio una sorpresa, non tanto nei parchi più importanti o che conoscevamo di più, ma soprattutto nei parchi periferici, dove magari non è la presenza, non è capillare da parte dell'informazione, e invece abbiamo scoperto delle realtà molto ma molto interessanti da questo punto di vista. Running in the Park, che tu rappresenti, e Runners World, qual è il loro obiettivo comune? L'obiettivo è quello di continuare su questa falsa riga, su questa strada, sulla strada di quest'anno, riempendo di nuove idee, di nuove sensazioni, perché la corsa, la vera corsa come la intendiamo noi, è quella nei parchi, nei luoghi aperti, non è solo corse, ma è tutto quello che riguarda il benessere fisico e la corsa in particolare. Quindi i cittadini runner ci vedranno non solo a Milano ma anche in tutta Italia, nei parchi di tutta Italia? Sicuramente abbiamo già molti progetti da questo punto di vista, vogliamo offrire non solo a Milano ma in tutta Italia un format più completo, vogliamo essere un punto di riferimento per tutti i runner, non solo a livello di gare e di informazioni, ma soprattutto a livello educativo, e cercare di accrescere il numero di partecipanti a questo bellissimo sport nelle aree verdi delle città. Bene, grazie Corrado e keep in run. Grazie a voi.